La parola di Dio, ma soprattutto la parola di Dio che è espressa nelle profezie, nei libri dei profeti, e in quello di Geremia, che stiamo in un certo senso meditando, ma da cui stiamo traendo anche la luce per questo nostro tempo non sempre luminoso, ma ahimè molto tenebroso, molto buio. Eppure, nonostante le ingiustizie, le violenze, i peccati che l'uomo ha sempre commesso, Dio, Yahweh, lascia sempre uno spazio di riconciliazione, di conversione, di cambiamento di vita. Quando noi vogliamo contrapporre il Dio dell'Antico Testamento con il Dio di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, dicendo che quello dell'Antico Testamento è giudice severo, implacabile, castigatore, e sbagliamo, perché guardate, è lo stesso Padre, è lo stesso Dio, ma poi nell'Antico Testamento vi sono pagine ricche della misericordia di Dio. Ascoltiamo, sempre al capitolo 6, versetto 8, del libro del profeta Geremia, queste parole: lasciati educare, Gerusalemme. Gerusalemme sta tradendo il suo Dio. E il suo Dio che cosa dice a Gerusalemme? Lasciati educare, Gerusalemme, non lasciarmi allontanare da te, perché allora ti ridurresti a un deserto, a una terra disabitata. Che bello, lasciati educare, non lasciarmi allontanare da te. Ed è una parola non solo rivolta da Geremia a Gerusalemme, ma rivolta a noi, che siamo la nuova Gerusalemme nata dal sacrificio di Cristo, nata dalla donazione della sua vita e della sua risurrezione. Non lasciarmi allontanare da te. Dio non si allontana dall'uomo, siamo noi che ci allontaniamo da Lui. È dolce ed è tenero questo appello di Dio al suo popolo, scrive Gianfranco Ravasi, perché non lo lasci andar via, ma lo accolga nella sua patria. Dio correggerebbe certo le storture di quella casa, ma sarebbe come pulirla per farla brillare di colori e di vita, liberandola dalle scorie. Ma se noi lasciamo che Dio si allontani dalla nostra casa, allora diventeremmo vuoti. Si allargherebbe in noi, come scrive Ravasi, il deserto della morte. Tu vuoi questo? Non credo. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!